E dopo aver avuto lo schizzo iniziale che avete appena visto, perché anch'io ogni tanto ho bisogno di miei momenti di sfogo, cominciamo con la ripresa dall'alto per farvi vedere come sostituire un hard disk con un SSD su un Lenovo IdeaPad 320. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like se il video vi è piaciuto e di seguirmi anche su Instagram per tenervi aggiornati su contenuti che qui sul canale YouTube non pubblico. Quindi ragazzi, ora partiamo con la ripresa dall'alto. Via! Cominciamo col sostituire l'hard disk mettendo un SSD a questo notebook Lenovo modello IdeaPad 320. Eccolo qui, ora procediamo con lo smontaggio, ragazzi. Questo è l'SSD che andrò a montare e dopo l'hard disk suo, quello vecchio, andrò a montarlo su un box esterno, così si può riutilizzare come hard disk. Come potete vedere qui una vite è stata persa, che è quella del lettore. E come potete vedere si sgancia senza problemi, però poi andremo a metterne su una di nuova. Mi raccomando, come vi ricordo sempre in ogni video, viti, mettetele in ordine, mettetele nell'ordine in cui le smontate, che anche se le misure sono uguali, va sempre bene fare così. Questo qui è l'apertura per la parte della tastiera, quindi ora lo andiamo ad aprire. Io utilizzo l'unghia per praticità, ma voi usate pure un plettro che vi viene più semplice, anzi adesso lo uso anch'io. Eccoli qui, ora li uso anch'io perché altrimenti mi distruggo le dita. Quello qui che siamo riusciti quasi ad aprirlo. Ci manca solo questa parte. E voilà. Come potete vedere c'è un hard disk da 1 tera, che quindi noi adesso andremo a smontare per montare l'SSD da 250 di Western Digital. Hard disk staccato. Tac, scherzetto. Ora andiamo a smontare il caddy, che come potete vedere è tutto quanto ad incastro, quindi lo smontaggio è molto
Semplice. Ora andiamo a rimettere su questo qui. Ok, e ora possiamo richiudere il tutto. Ok, ora faccio un controllo per vedere se funziona tutto quanto regolare e ci vediamo tra pochissimo. Ora, chiavetta per l'installazione di Windows 10 e ovviamente anche caricabatterie perché sicuramente sarà scarico. Le viti di fissaggio le metterò alla fine, ovviamente, quando vedo che è tutto quanto a posto e funzionante al 100%. Ok, come potete vedere l'installazione è partita. Ora più che l'installazione è partita, ha trovato il sistema operativo Windows 10 sulla chiavetta. Ora andrò ad installare la versione di Windows 10 Professional. Formattare e creando la partizione. Quindi nuova partizione, applica, ok, e avanti. E ora l'installazione è partita. Ci vediamo non appena avrà finito. È ancora in corso la configurazione, però nel mentre andiamo a montare il vecchio hard disk sul box per creare un hard disk esterno. La cosa è molto semplice, ragazzi, perché è molto semplice, basta svitare queste due viti del box. Una. Due. Aprirlo dopo aver staccato le viti e inserire l'hard disk vecchio da 2,5 e così abbiamo creato l'hard disk esterno. Poi si va a richiudere e si rimettono sulle due viti. Ok, hard disk esterno creato, poi andrò a formattarlo e qui abbiamo concluso anche
l'installazione di Windows. Poi ovviamente andrò a farci tutta la configurazione dei driver e dopodiché il PC è pronto. Quindi avete visto come si sostituisce un vecchio hard disk montato su un Lenovo IdeaPad 320 con processore Intel Core i5 di settima generazione. La procedura è molto semplice, perché basta aprire la back cover posteriore del notebook e togliere il vecchio e mettere il nuovo SSD e niente ragazzi. Se questo video vi è stato utile, mettete un like e iscrivetevi al canale per supportarmi. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché pubblico dei contenuti che qui su YouTube non pubblico. E ci vediamo al prossimo video. Anche per oggi operazione riuscita. Ciao!